Uè! Cosa pensano gli italiani della guerra in Ucraina? Da che parte stanno? A cosa credono e cosa invece ritengono una bufala? Scopriamolo assieme nel primo episodio di Sondaggiamo! Nome del cavolo, eh? L'alternativa era Statisticazzi. Ho finito la fantasia. Benvenuti sul canale di Gross. Con questo video ricominciamo ufficialmente con la programmazione più impegnata dopo la pausa di aprile. Se è la prima volta che capitate su questo canale, provate a dare un'occhiata in giro, magari vi interessa, così magari deciderete di iscrivervi. Muovetevi che voglio i vostri soldi. Bene, bando alle ciance, sigla e poi cominciamo. Ragazzuole e ragazzuoli, in Sondaggiamo andiamo a rileggere assieme i report e le ricerche di mercato delle principali istituzioni che si occupano di queste attività, per andare a scoprire un po' meglio il nostro paese. Tutte le fonti sono in descrizione, tutti i sondaggi che ho preso in considerazione fanno riferimento a rilevazioni numericamente rilevanti e rappresentative del popolo italiano, a parte le TP sulle quali non è specificata la base, ma che sono numericamente più significative. Raga, qua non si scherza un c***o. Partiamo col botto. Guerra in Ucraina. Ho detto guerra? Forse avrei dovuto dire invasione russa? Operazione militare speciale? Distribuzione di merendine esplosive? Tra le varie definizioni dello scontro proposte, che spaziano dalla guerra allo scontro ideologico, la percentuale che mi ha lasciato più basito è quella relativa al fatto che un italiano su 5 veda come vittima dell'invasione russa la Russia stessa. Raga, uno su 5 è tanto, eh? E sta visione della NATO blobbiforme che cerca di avvicinarsi alla Russia e Putin che è il difensore integerrimo della libertà, la sento sempre più spesso ogni giorno. Vi butto lì una riflessione, poi ognuno la vede come vuole. E se fossero i paesi dell'ex blocco sovietico che vogliono allontanarsi dalla Russia? Perché uno Stato non deve essere libero di autodeterminarsi? Se vi aspettavate un video freddo e super partes, siete nel posto sbagliato. Amo dare la mia opinione non richiesta. Comunque, proseguiamo e approfondiamo questo argomento. Perché è scoppiata la guerra? Come possiamo vedere, la maggior parte degli italiani ritiene responsabile della guerra Putin, o comunque la Russia, ma resta comunque quella percentuale oscillante tra l'italiano su 5 e il qualcosina in più che attribuisce le colpe dell'invasione alle azioni della NATO. Ora, come avrete capito, io non condivido la visione della NATO come artefice di questo conflitto, ma però non cominciamo a scrivere «E allora l'Iraq? E allora la Jugoslavia?» Raga, nessuno ha detto che la NATO è santa. Non cominciamo a fare benaltrismo. Occupiamoci di una cosa alla volta. No, perché li vedo i commenti che mi lasciate su TikTok e su Instagram. Sì, era uno squallido gancio per dirvi che sono anche lì. Cercate il canale di Gross. Andiamo a vedere un altro dato interessante, ovvero la risposta alla domanda «Perché la guerra non cessa?» Notiamo come la risposta con più percentuale a favore veda come protagonisti gli Stati Uniti, addirittura più della Russia o dell'Ucraina stesse. Ora, stante che secondo il mio personalissimo parere la domanda così è un po' mal posta, perché insomma è un po' semplicistico dover scegliere solamente un fattore, cioè nel senso secondo me è una combinazione di tutti quelli proposti, però guardate che è un segnale molto importante mettere come prima risposta una che veda come protagonisti gli Stati Uniti, perché indirettamente rivela come secondo gli italiani non ci sia un buono e un cattivo tra la coalizione russa e quella degli Stati Uniti. Un punto di vista che tutto sommato condivido. Con queste premesse, secondo voi, da che parte si schiereranno gli italiani? In realtà solamente il 7% degli italiani si schiera apertamente a favore della Russia, meno di 1 su 10. E questo è particolarmente interessante se confrontato con il valore percepito dagli italiani, secondo cui quasi un italiano su 5 sarebbe a favore della Russia. Ora, prendendo sempre con le pinze i dati, perché comunque si tratta sempre di proiezioni fatte su interviste a circa 1000 persone, questo ci porta a sottolineare il concetto di minoranza casinista, ovvero una piccola parte di popolazione che però fa molto più rumore e viene percepita come molto più grande di quello che in realtà sia. Ma da me in primis, eh? Quello dello scarso sostegno è comunque un dato confermato anche da un altro sondaggio, secondo cui solamente 3 italiani su 100 ritengono l'intervento russo come corretto.
Cioè, in sintesi, ci lamentiamo, ma poi quelli che realmente sostengono l'invasione sono molto pochi. La cosa che mi porto a casa è che magari la minoranza pro-Putin in realtà è più una cosa da stile «E allora il PD?» in cui in realtà, nel senso, pochi sono davvero a sostegno della guerra. Ma passiamo all'argomento più scottante, secondo me quello con le risposte più preoccupanti. Lo stato di salute dell'informazione italiana. Vi anticipo la mia reazione quando ho letto le risposte. Madonna. Un italiano su due pensa che l'informazione sulla guerra sia distorta e pilotata, nel bene e nel male. Un italiano su quattro ritiene giusto censurare le notizie in tempo di guerra. Un italiano su quattro pensa che i crimini commessi dall'esercito russo siano una montatura del governo ucraino. Vado a prendere la torcia perché siamo solamente sull'orlo del baratro. La percentuale dei dubbiosi si alza tra i sostenitori di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Non sto dicendo che siano tutti così, sto solo leggendo i dati. E questa dubbiosità si conferma anche per gli avvenimenti più gravi, come ad esempio il massacro di Bucha, dove sempre un italiano su cinque pensa che sia tutto inventato. Una burla, uno scherzo. Le fosse comuni sono solamente l'ultimo set di The Walking Dead. Un altro sondaggio riporta come 4 italiani su 10 pensino che i media siano controllati dall'alto per manipolare l'opinione pubblica, mentre un italiano su 4 pensa che i media si mettano d'accordo per veicolare una visione falsa della realtà. Secondo i miei studi approfonditi, solitamente ciò avviene la sera attorno ad un tavolo buio illuminato da candele con mentana e formigli incappucciati che bruciano immaginette sacre in sacrificio a Biden mentre Lilly Gruber si nutre di sangue umano. È vero, l'ha detto Alessandro Orsi. Il 26% degli italiani pensa che i fact-checker operino manipolazione a supporto del potere. Ma sono fatti così i debunker, tutto il giorno a cercare dati. Perché nessuno si fida più dei sentimenti? Qualcuno pensi ai bambini! Alla riprova dei fatti c'è una polarizzazione piuttosto evidente, con solo il 14% degli italiani che ritiene l'informazione equilibrata, un buon 38% che si lamenta dell'esposizione data ai complottisti e un 43% che la definisce succube e servile verso il potere. Nel caso specifico della guerra, un italiano su tre la ritiene troppo sbilanciata in favore dell'Ucraina. Passiamo all'ultima parte del video, i giudizi sulle azioni e le conseguenze della guerra. Partiamo con l'accoglienza. Per la maggior parte degli italiani è giusto accogliere i rifugiati ucraini. Ma l'indagine che ritengo personalmente più interessante è in realtà la seguente. Dovremmo dare maggiore accoglienza ai rifugiati ucraini rispetto a quelli di altra provenienza? Per il 40% degli intervistati sì, perché fuggono veramente da una guerra. Veramente! Non come quegli altri, quelli lì, quelli un po' più scuretti. E ci siamo capiti! Piccolo focus sulla risposta 5. No, credo invece che coloro che arrivano sui barconi abbiano più bisogno. Ma puoi scrivere un'alternativa così? Signor copywriter! La maggior parte degli italiani è favorevole alle sanzioni economiche, mentre sull'invio di armi ci si spacca in due. Un altro grafico interessante è invece quello relativo alla crisi energetica e sottolinea come gli italiani preferiscano ancora l'utilizzo del certamente inquinante carbone al più pulito e performante nucleare, ma che fa sicuramente più paura nella pancia dell'opinione pubblica. Insomma, meglio morire piano piano per soffocamento condannando il pianeta all'estinzione che rischiare di avere 4 braccia per una mutazione. Non so, secondo me un tentacolino farebbe comodo e varrebbe il rischio, però. Ultime due chart. Le preoccupazioni degli italiani, che vediamo essere principalmente di stampo economico. Fanculo le vittime, tanto il borscht fa schifo, è zuppa di barbabietole, ma che schifo è. E per la maggior parte degli italiani, la Russia potrà tornare ad essere ancora un partner affidabile anche in futuro. Sono d'accordo, i russi non sono Putin, ricordiamocelo. Bene, questo primo video finisce qui. Cosa ci portiamo a casa? Una generale diffidenza verso le fonti di informazione più classiche, una condanna generale alla guerra, ma una scarsa posizione interventista.
Spero che vi sia piaciuta questa nuova rubrica, fatemelo sapere nei commenti, soprattutto se avete suggerimenti o anche un nome migliore, ti sondaggiamo. Condividete il video se vi pare che sia interessante per qualche gruppo o per qualche amico che magari vorrebbe vedere questo genere di informazione. Basta, a maggio torna l'infiltrato con la prima puntata dedicata ai complottisti della guerra, mi pare che il sondaggino parli chiaro. Vi saluto, vi invito ad iscrivervi, lasciare un mi piace, tutto quanto. Ciao e grazie. Ciao. Alla prossima.